Oggi proviamo a fare marshmallow. Pronti? Via! Iniziamo a mettere la colla di pesce in acqua fredda e lasciamola in ammollo. Iniziamo a montare gli albumi e nel frattempo prepariamo lo zucchero che poi dovremo aggiungere agli albumi. Acqua e zucchero sul fuoco. Dobbiamo fare lo sciroppo e arrivare a 121 gradi, ma siccome il termometro non ce l'ha, quando inizia a fare le bollicine vuol dire che è pronto. Lo prendiamo e lo buttiamo negli albumi così. A questo punto aggiungiamo anche la colla di pesce ben strizzata. Questo è il risultato della crema. Adesso la dobbiamo mettere su una teglia. Rivestiamo la teglia con della pellicola. Siccome molti di voi dicono che la sac à poche non ce l'hanno, noi facciamo senza sac à poche in teglia. Pronti? Via! Bene, livelliamo per benino in questo modo. Poi facciamo una miscela con zucchero a velo e fecola di patate e andiamo a metterlo sulla superficie del nostro marshmallow. Copriamo con un altro foglio di pellicola e mettiamo in frigo per almeno 3 ore a riposare. Va bene, dai, vediamo come sono venuti. Eccoli qua, tagliati. Guardate che bellezza. Il sapore è proprio come di quelli veri, eh. Poi ripassiamo nello zuccherino. E poi li possiamo mettere in un sacchettino e mangiarli con calma. Ciao da Frollina! Io la pronuncio al naso di bebè, marshmallow, marshmallow, eh? Pronti? Come quelli veri.